Unit 15, il sistema modale minore. Dopo aver visto nella unit precedente, la 14, il sistema modale maggiore, adesso parliamo di questa lunghissima unit 15 riguardo tutto il sistema modale minore, cioè quello armonizzato ricavando gli accordi della scala minore naturale, della scala minore armonica e della scala minore melodica, che abbiamo già visto nelle unit inerenti alle scale. Allora, 15.1, armonizzazione della scala minore naturale. Su questo tipo di armonizzazione, sia nel video che anche nel manuale, non ci dilungheremo molto, semplicemente per via del fatto che, come dovreste ormai già sapere, della scala minore naturale ricaviamo gli stessi identici accordi che troviamo nel sistema modale maggiore utilizzando la relativa maggiore. Questo perché? Perché chiaramente se abbiamo una scala di Do maggiore abbiamo Do maggiore 7, Re minore settima, Mi minore settima, Fa maggiore settima, Sol settima, La minore settima, Si minore settima, qui bemolle o si semidiminuito. Partendo dal sesto grado non facciamo altro che invertire queste due parti e partire dalla minore settima, si semidiminuito, do maggiore settima, re minore settima e così via. Per cui non cambiando nulla in maniera importante, nel senso di radicale, ma mantenendo le stesse alterazioni e quindi di conseguenza le stesse tipologie di accordi, non ci dilungheremo oltre. Sappi, rispetto alla scala maggiore, che le differenze principali nel sound sono il fatto che in questo caso l'accordo di maggiore settima non sarà più sul primo e sul quarto, ma sarà sul terzo e sul sesto grado dell'armonizzazione, mentre invece l'accordo semidiminuito, che era sul settimo nella maggiore, diventa ora il secondo della scala minore naturale, e l'accordo di settima dominante, che prima ottenevamo armonizzando il quinto grado della scala maggiore, qui ne diventa il settimo. Questo è importante per quello che andiamo a vedere subito tra pochissimi istanti. 15.2, armonizzazione della scala minore armonica. Allora, prendendo quello che abbiamo già visto nelle unit delle scale sulla costruzione della scala minore armonica, sappiamo che si costruisce partendo dalla scala minore naturale ma aumentando il settimo grado di un semitono. Perché? Perché chiaramente, per far sì che io ti riesca a spiegare fino in fondo a livello anche uditivo, quindi aiutandoti anche con l'orecchio oltre che con la teoria e ovviamente con la pratica, dovrò necessariamente introdurti un argomento che ti troverai più avanti nel manuale, che è quello che riguarda le cadenze. Perché? Perché se ritorniamo un passo indietro alla unit 14 sull'armonizzazione del sistema modale maggiore, come ti ho appena detto, sul quinto grado abbiamo l'accordo di settima dominante, nel caso di Do maggiore è Sol settima, Sol, Si, Re, Fa, che è un accordo molto importante ed è quello che genera poi, andando a risolvere su Do maggiore settima, su Do maggiore, sul primo grado, è quello che ci dà 5-1, la cadenza, come vedremo più avanti nel corso di armonia e teoria pratica, la cadenza perfetta, perché all'orecchio umano genera un sound di soluzione, di risoluzione, di conclusione e quindi inevitabilmente senso di riposo. Allora, se noi per esempio lo proviamo a sentire sulla chitarra, abbiamo accordo di Sol settima in tonalità di Do maggiore, quindi abbiamo in questo modo, come hai potuto sentire, c'è un senso abbastanza di risoluzione, di conclusione, e quindi andiamo a risolvere sull'accordo fondamentale dell'armonizzazione in cui ci troviamo, e quindi nel centro tonale di Do. Come puoi seguire? Perché se segui il manuale mentre vedi anche il video hai il massimo della potenza di questo metodo, e qui troverai tutta una serie di trascrizioni sul pentagramma del tipo di risoluzione di cadenza, così potrai osservare mentre ascolti anche i rispettivi gradi degli accordi e quelli sui quali poi vanno a risolvere spostandosi. Cosa significa? Che il primo esempio sul settimo Do maggiore è quello che ti ho appena fatto sentire, è la cadenza perfetta. Cosa succede se noi andiamo a cercare di riprodurre lo stesso tipo di cadenza invece nel sistema modale minore naturale o minore armonico? Succede che nel sistema modale minore naturale l'accordo costruito sul quinto grado, in questo caso, è l'accordo di La, Si, Do, Re, Mi, Mi,
minore settima, composto da Mi, Sol, Si, Re. Se noi andiamo a suonarlo e quindi a riprodurre la cadenza 5-1 che ti ho fatto prima sentire nel modale maggiore, in questo caso avremo un tipo di risoluzione nettamente diversa, perché avremo Mi minore settima che va a finire sulla minore settima, ma non ci darà lo stesso sound che abbiamo sentito poc'anzi. Ossia, ti seguo l'esempio così come lo trovi sul libro, quindi manteniamo il basso di Mi e ti faccio sentire col basso di Mi le note che compongono l'accordo di Mi minore settima, che va sull'A, come senti è un sound molto diverso da quello che abbiamo sentito prima invece sul 5-1 del modale maggiore. È completamente diverso, per cui che cosa si è dovuto fare per cercare appunto di risolvere quindi questo problema? L'unica soluzione possibile era quella di prendere il settimo grado della scala di La minore naturale, Sol, e aumentarla di un semitono, portandola sul diesis. In questo modo il nostro Mi, Sol, Si, Re, che era Mi minore settima, diventa una triade maggiore con la settima minore, ossia finalmente l'accordo di settima dominante. Per cui, finalmente, il tipo di cadenza che poi riuscivamo ad ottenere sarebbe stato questo. Non è identico a quello che abbiamo sentito nel modale maggiore, ma genera finalmente un tipo di cadenza che porta a un tipo di risoluzione completamente diverso da quello che ti ho fatto sentire prima, utilizzando invece Mi minore settima, La minore settima. In questo modo si è ottenuto il risultato perché abbiamo dovuto fare questo? Perché tu puoi anche dire, ma noi l'accordo di settima dominante comunque ce l'abbiamo nell'armonizzazione del sistema modale minore, perché l'accordo costruito sul settimo grado, quindi nel caso di La minore Sol settima, è un accordo di dominante, magari utilizzando lui possiamo cercare di andare a risolvere e ottenere lo stesso risultato. No, perché se utilizzassimo in tonalità di La minore la risoluzione 7-1 sarebbe... Quindi come hai sentito anche in questo esempio, non avrebbe funzionato neanche in questo modo. L'unica era proprio quella di sollevare il settimo grado, allargarlo di un semitono e generare il 5-1, ottenendo la cadenza 5-1, ottenendo l'accordo costruito sul quinto grado, finalmente di settima dominante. Ok? Ti ci vorrà un po' di tempo per assorbire questo tipo di nozioni, quando andrai più avanti nel manuale e parleremo delle cadenze, sicuramente tutti i tuoi dubbi, se ne hai, svaniranno. Andiamo avanti e seguiamo insieme quello che trovi qui trascritto sul pentagramma e successivamente in fondo alla pagina, riguardo l'armonizzazione del sistema modale minore armonico. Perché? Perché chiaramente adesso quello che ne uscirà fuori sarà diverso da quello che abbiamo visto nel modale maggiore, e però devi tenere presente due regole principali. La prima è: ricordati i gradi sottintesi, ricordati che tutti i gradi faranno per sempre riferimento a quelli della scala maggiore. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 2, 3, 6, 7 sono gli intervalli gradi maggiori, 4, 5 e 8 sono quelli giusti. Per cui questo deve essere bene a mente, perché ora che andremo ad analizzare tutte le scale che verranno generate nel sistema modale minore armonico, faranno riferimento a questi intervalli, che sono anche i sottintesi. Allora, primo modo, cioè il mio modo del minore armonico, oppure anche modo ipoionico. Ti faccio una piccolissima premessa: se tu guardi in internet, vai nei vari forum, oppure ti documenti su altri libri italiani, stranieri, americani, anglosassoni, eccetera, eccetera, potrai trovare riguardo ai modi tante diverse definizioni. A volte non troverai le stesse definizioni. Noi abbiamo cercato di riportarti non tutte le definizioni, ma sicuramente le principali. Un metodo che ti può aiutare a ricordare i vari nomi dei modi dei sistemi minori può essere quello di ricordarti quelli del modale maggiore, ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio, locrio, e lavorare su quei modi tenendo presente le alterazioni che ora si verranno a formare su ciascun modo, armonizzando ciascuna scala partendo dal relativo grado. Quindi,
Primo modo, adesso, è il nostro modo minore armonico, ossia anche tipo ionico con la sesta minore. Se analizziamo la scala che si viene a generare, seguiamo insieme il libro, così avrai il riscontro tra libro e video, nella scala di Do minore abbiamo Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle e Si. Quindi hai una scala minore, perché primo e terzo grado un intervallo minore è una scala minore, con il settimo grado maggiore. Va benissimo sull'accordo minore maggiore settima, che appunto è formato proprio da questi intervalli. Secondo modo, dorico bemolle 2 bemolle 5, o anche come potrei trovare anche nel manuale chitarra solista di Massimo Varini, l'oprio con la sesta aumentata. Perché? Perché se tu vai ad analizzare le note che compongono questo modo, che sono Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si, Do, scoprirai che è una scala locria, perché ha la seconda minore, la terza minore, la quinta diminuita e la settima minore, ma ha la sesta aumentata, perché nella scala locria, se andiamo a prendere l'armonizzazione di Do maggiore, nella scala locria il Si è Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Il Sol è la sesta minore, in questo caso invece abbiamo la sesta maggiore. Questo meccanismo ti può aiutare a ricordare, come ho detto prima, il nome dei vari modi, soprattutto nei sistemi minori armonici e minori melodici. Terzo modo, ionico aumentato. Perché? Perché sul terzo modo quello che si va a formare, come vedremo, è un accordo maggiore settima con la quinta aumentata, da cui ionico aumentato. Perché? Perché se noi armonizzassimo, andiamo in tonalità di La e abbiamo La minore e maggiore settima, come vedremo tra pochissimo, Si minore, settima, quinta diminuita, cioè il nostro locrio, e sul terzo grado Do major 7, Do maggiore settima, con la quinta aumentata, perché il Sol è diesis, ti ricordo, quindi il quinto grado diventa aumentato, ossia quinta diesis. Da cui ne deriva il relativo nome che noi abbiamo utilizzato, ionico aumentato con la quinta aumentata, ok? Ionian, quinta augmented. Quarto modo, lidio minore. Perché? Perché il quarto modo, se lo andiamo ad analizzare nota per nota, scopriremo che è la terza minore, e quindi minore e settima minore, ma la quarta, il quarto grado, che è tipico dei modi lidi, è aumentato, quindi è un modo lidio con la terza minore, da cui lidio minore. Fa, Sol, La bemolle, Si, Do, Re, Mi bemolle sono le note che lo caratterizzano nella scala di Do minore armonico, così come trovi nello specchietto che abbiamo riportato all'interno del manuale. Quinto modo, misolidio, bemolle sesta, bemolle nona, ossia modo frigio maggiore. Perché? È formato dalle note Sol, La bemolle, Si, Do, Re, Mi bemolle e Fa, che sono praticamente una scala maggiore con la seconda, la sesta e la settima minore. Se le metti a confronto con il modo frigio dei sistemi modali maggiori, scoprirai le varie somiglianze. Però, chiaramente, tu sai che il modo frigio nel sistema modale maggiore è caratterizzato dal fatto di avere un accordo minore, mentre invece in questo caso abbiamo un accordo di settima dominante, come andremo a vedere. La terza, il terzo grado, è una terza maggiore, da cui il nome è frigio maggiore. Come vedi, tutto ha un riscontro e tutto ti può servire per aiutare a ricordarti e memorizzare, fino a quando poi non diventeranno nozioni molto tua, nel senso che le avrai interiorizzate, tutti i vari nomi, e quindi anche ricordarti le varie sigle e le differenze a livello di gradi di note di ogni relativa scala. Sesto modo, siamo arrivati al modo eolio armonico, ossia lidio diesis 2. Perché? Perché, come ti dice già il termine, è una scala lidia con il secondo grado aumentato, mentre invece nella scala lidia, come ti ho detto poc'anzi, c'è una scala maggiore con il quarto grado aumentato, ma la seconda è maggiore. In questo caso, come vedi, c'è la quarta aumentata, c'è la settima maggiore, ma c'è anche la seconda aumentata. Lidio diesis 2, lidio con la seconda aumentata. Arriviamo al settimo modo, che il settimo modo effettivamente, se andiamo a documentarci il più possibile, vedremo che non ci sono poi tante persone o tanti artisti che lo chiamano in un determinato modo. Noi l'abbiamo chiamato superlocrio diminuito. Perché? Perché è un settimo modo, come puoi trovare anche su altri manuali, è definito come settimo modo, sul quale viene costruito un accordo di tipo diminuito. Se andiamo ad analizzare la relativa scala
chiaramente trasferendola con il rapporto sugli intervalli, e abbiamo la tonica, quindi la nota fondamentale, seconda, terza minore, quarta diminuita, quinta diminuita, sesta minore, settima diminuita, da cui deriva l'accordo diminuito che viene costruito sul settimo grado di questa scala. Io spero che tu presti molta attenzione a quello che ti sto dicendo e che cerchi sempre di avere il riscontro tra video e libro, utilizzando soprattutto la parte degli esercizi e delle soluzioni che noi abbiamo dedicato tantissimo tempo, in modo tale che oltre a esercitarti tu possa anche suonare tutto quello che ti stiamo spiegando, perché è l'unico modo che avrai a tua disposizione per metterlo in pratica nel miglior modo possibile, risparmiando tempo, fatica ed energia, perché sono concetti che richiederanno davvero tanti anni e tanta pratica per impararli e farli tuoi. Nella pagina successiva trovi questo schema che abbiamo riportato dell'armonizzazione del sistema modale minore armonico in tutte le tonalità, in modo tale che tu possa avere proprio a livello di studio già sotto mano tutto quello che ti può servire in qualsiasi tonalità e avere un riscontro immediato con quello che stai facendo. Per cui se andiamo avanti nel corso del manuale e vedi anche come sono formati gli accordi costruiti su questi 7 gradi, scoprirai che il primo grado ha un accordo, genera un accordo che è di tipo minore maggiore settima. Sul secondo abbiamo un accordo semi diminuito, minore settima, quinta bemolle, quinta diminuita. Sul terzo abbiamo un accordo major seven, settima maggiore con la quinta aumentata. Sul quarto grado abbiamo un accordo minore settima, nota fondamentale, terza minore, quinta giusta, settima minore. Sul quinto grado abbiamo l'accordo di settima dominante. Ti ricordo che tutto questo è dovuto al fatto di ottenere la cadenza 5-1, quindi avere l'accordo di settima dominante sul quinto grado, perché avevamo invece prima quello minore settima. Sesto grado abbiamo l'accordo major 7 e sul settimo grado, attenzione a questo settimo grado perché è l'unico caso in cui abbiamo un accordo diminuito che si presenta spontaneamente in un'armonizzazione, soltanto nel settimo modo, quindi sul settimo grado della scala minore armonica, accordo di settima diminuita, che potrai trovare scritto sui vari libri in tanti modi. Noi su questo manuale chiaramente l'abbiamo riportato con delle diciture che, come puoi vedere anche sul libro, può esserci un pallino, può esserci il pallino con un set, ci sono diverse tipologie. L'importante è che tu capisca i concetti e sappia metterli in pratica. Dopodiché seguiamo ancora il manuale e arriviamo alla 15.3, dove parliamo invece dell'armonizzazione della scala minore melodica. Perché questo? Perché con l'armonizzazione della scala minore armonica abbiamo ottenuto, ti faccio sentire, questo tipo di sonorità in la minore. Con questo sol diesis abbiamo ottenuto il fatto di avere l'accordo di settima dominante costruito sul quinto grado, però come hai potuto sentire questa scala, come puoi vedere anche nella unit inerente le scale, ha una sonorità molto particolare del tipo arabeggiante per via del sesto, settimo grado che distano tra di loro un tono e mezzo. Questo non succede in altre scale e proprio per via di questo tipo di distanza e di intervalli che poi va a generare, questa scala ha questo tipo di sound molto particolare. E allora cosa si è pensato di fare? Di cercare di renderla un po' più naturale a livello uditivo, e quindi si è generata la scala minore melodica. Ti ricordo che la scala minore melodica si ricava da questa che abbiamo appena visto, minore armonica, alzando anche, allargando anche il sesto grado di un solo semitono, per cui il nostro fa diventa un fa diesis e otteniamo, anziché questo tipo di sound, che genererà tante sonorità veramente particolari che ora andremo a vedere nel dettaglio. Cosa ci comporta tutto questo? Ci comporta il fatto che
dobbiamo fare una piccola, facciamo una piccola premessa. La scala minore melodica, ricordati che è una scala minore melodica in senso ascendente, che diventa invece minore naturale in senso discendente, mentre invece la minore bachiana, che vedremo più avanti, è una minore melodica sia in senso ascendente che in senso discendente. Questa è una piccola premessa che ti servirà anche a ricordarti alcuni concetti che troveremo più avanti. Ora, se noi abbiamo aumentato anche il sesto grado e quindi nella nostra scala minore naturale in tonalità di La avevamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, nella minore armonica abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, diesis, nella minore melodica abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, diesis, Sol, diesis, perché gli ultimi due, sesto e settimo, li alziamo di un semitono. Trasferiamoci in tonalità di Do, che è quella che troverai, Do minore chiaramente, che è quella che troverai anche all'interno del manuale. Siamo alla 15.3, ti ricordo, armonizzazione minore melodica. Abbiamo Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si. Che altro è? Se ci pensi, è la scala di Do maggiore con il terzo grado minore. Questo può essere un trucchetto che ti aiuta a ricordare subito e ricavare quasi istantaneamente la scala minore melodica e quindi la successiva armonizzazione che ora andiamo a vedere. Armonizzando, quindi aggiungendo terza, quinta e settima, armonizziamo a quattro voci ciascuna di queste sette note, otteniamo fuori sette accordi che sono Do minore maggiore settima, Re minore settima sul secondo grado, Mi bemolle maggiore settima con la quinta aumentata sul terzo grado, Fa settima sul quarto, Sol settima sul quinto, entrambi di settima dominante, nota bene, perché ora abbiamo due accordi di dominante, non più uno solo sul quinto, ma ne abbiamo anche un altro sul quarto. Sesto grado, La minore settima, bemolle quinta, quindi La semidiminuito. Settimo grado, Si minore settima, quinta bemolle, un altro accordo diminuito. Non abbiamo più l'accordo, un altro accordo semidiminuito. Non abbiamo più l'accordo diminuito. Quindi, cosa otteniamo? Accordo minore maggiore settima, accordo minore settima, accordo maggiore settima con la quinta aumentata, settima dominante, semidiminuito. Hai anche in questo caso uno specchietto riassuntivo di tutte le armonizzazioni minori melodiche in tutte le 12 le tonalità. E adesso, come abbiamo fatto precedentemente nella scala minore armonica, andiamo a vedere nella scala minore melodica quali sono i nomi che vengono dati ai rispettivi modi. Ricordati di tenere a mente i modi della scala maggiore, ricordati gli intervalli, ricordati i sottintesi. Secondo, terzo, sesto e settimo sono maggiori, primo, quarto, quinto e ottavo sono giusti. Ricordati questo e andiamo avanti. Primo modo è una scala minore melodica, quindi è il primo modo minore melodico. E perché? Perché è una scala minore, come puoi vedere anche dallo specchietto a pagina, siamo a pagina 90, è una scala minore con il settimo grado maggiore, perché il terzo grado è un grado minore, suona benissimo ovviamente su tutti gli accordi minori maggiori settimi. Secondo modo è il modo dorico bemolle 2. Perché? Perché se tu analizzi la scala nel dettaglio scoprirai che questa scala è una scala dorica con il secondo grado minore, mentre invece originariamente, cioè nel sistema modale maggiore, la scala dorica ha la sesta maggiore, ha la seconda maggiore, pardon. Terzo grado, lidio aumentato con la quinta aumentata. Perché? Perché è una scala lidia, come puoi vedere, ha la quarta aumentata e la settima maggiore, ma anche il quinto grado aumentato. Quinto grado aumentato perché? Perché chiaramente se tu guardi è composta dalle note Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Il Si è stato, è stato aumentato di un semitono e in questo caso diventa una quinta aumentata. Quarto modo, famosissimo, utilizzato da tantissimi jazzisti e bluesmen, lidio dominante, ossia Lydian dominant, che è un misolidio con la quarta aumentata. Se tu vai a vedere la scala, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle, stiamo parlando sempre dell'armonizzazione in tonalità di Do minore, è una scala lidia per via del quarto grado aumentato, però ha la settima minore, da cui Lydian dominant. Quinto modo, misolidio bemolle sesto, Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Mi bemolle. Tu sai che nella scala di Sol maggiore abbiamo il Mi che è maggiore, in questo caso bemolle, sesto grado
abbassata di un semitono, da maggiore diventa minore, sesta bemolle, mi salidia sesta bemolle, A sesto minore e settimo minore. Sesto modo, locrio diesis 2. Perché? Perché è una scala locria con la seconda maggiore, mentre invece nella scala locria, nel sistema modale maggiore, il secondo grado è anch'esso minore, qui invece è un maggiore, per cui, come ce lo ricordiamo, diesis 2, locrian diesis 2, è una scala locria con il secondo grado aumentato. Settimo modo, modo superlocrio, anche questo è un modo molto utilizzato da tantissimi jazzisti, ed è una scala superlocria molto particolare. Perché? Perché ha il secondo, o parliamo di seconda nona perché è indifferente, nel senso che indifferente nel senso che corrisponde sempre, nel nostro caso specifico, alla nota Do, però è più semplice da utilizzare come esempio, e quindi ha la nona minore ma anche la nona aumentata, ha il terzo grado, ha poi le quinte alterate, può avere la quinta aumentata, la quinta diminuita. Ovvio che effettuando gli opportuni scambi enarmonici, la quinta diminuita può essere anche una quarta aumentata, la quinta aumentata può essere anche una sesta minore, e già questo ti genera veramente tantissime possibili risoluzioni armoniche, come puoi ben immaginare. Il settimo grado invece è un grado di settima minore, ovviamente. Quali sono le caratteristiche fondamentali di ognuna di queste scale? Perché questo è veramente un modo molto importante. Alcune te le ho già elencate, però riassumendo in maniera tale che ti resti anche più impresso guardando questo video, ricordati che il primo modo è una scala minore melodica, per cui il primo modo è assolutamente una scala minore, resa da un sound diverso, da una normalissima scala minore per via del settimo grado, che qui è maggiore. Il secondo modo, dorico bemolle 2, è una scala anch'essa minore, dorica, scala minore. Terzo modo, lidio aumentato, è una scala lidia, quindi attenzione che questo terzo modo corrisponde a una scala da sound maggiore, perché il terzo grado è maggiore, però ha la quarta e la quinta aumentata. Arriviamo al quarto modo, che è un lidian dominant, anche in questo caso abbiamo una scala maggiore, però attenzione che c'è la settima minore, per cui Lydian dominant, ricordati, è una scala che si utilizza sugli accordi di settima, soprattutto sugli accordi di settima. Quinto grado, mi solidio bemolle sesto, anche questa è una scala maggiore, perché anche questa ha la settima minore ma la terza maggiore, quindi occhio che anche questa si può utilizzare, come vedremo tra pochissimo, sugli accordi di settima dominante. Sesto modo, locrio diesis 2, è una scala locrio con la seconda aumentata, per cui è una scala fondamentalmente da sound minore ma resa particolare per via del fatto di avere anche il quinto grado diminuito, molto simile alla scala locria nel modo maggiore. L'ultimo è la scala superlocria, che ti ho già anticipato essere una scala molto particolare e ha diverse possibilità di utilizzo per via della nona minore, nona maggiore, seconda minore, seconda maggiore, e per via delle quinte alterate. Ricordati molto bene questo tipo di combinazione di alterazioni che genera questo tipo di scala. Arriviamo alla 15.4, dove parliamo finalmente dell'utilizzo della scala minore melodica, ossia scala bachiana. Ricordati che è una scala che mantiene le stesse alterazioni della minore melodica, sia in senso ascendente sia in senso discendente. Lo so che posso essere ripetitivo all'interno di questa unit, ma è molto importante che tu tenga fermo a mente determinati concetti che sono fondamentali per capire quello di cui stiamo parlando. Questa scala minore melodica, o scala bachiana, è una scala veramente meravigliosa, perché come vedremo tra qualche istante, può essere utilizzata in tantissimi contesti diversi e su diverse tipologie di accordo, in modo tale che quindi rende un tipo di sonorità diverso da quella che può magari procurarti una scala misolide su un accordo di settima dominante, per farti un esempio, e quindi rende proprio potentissimo, perché ha un utilizzo che è veramente quasi sconfinato. Noi vedremo all'interno di armonia tiropratica solo alcuni degli esempi più utilizzati in assoluto, perché appunto sono quelli di più largo uso comune, però non sono chiaramente tutti. Se è un argomento che
ti interessa, ti consiglio chiaramente di andare a documentare scegliendo metodi più specifici, di armonia e teoria pratica, che chiaramente è un metodo accademico, o con un validissimo insegnante. Noi, ti ripeto, andiamo a vedere adesso quelli più di utilizzo comune. Dove possiamo usare una scala minore melodica? Chiaramente su un accordo minore maggiore settima. Se su Do minore maggiore settima, così seguiamo lo stesso esempio che trovi nel manuale, la 15.4, se su Do minore maggiore settima utilizziamo una scala minore melodica, di Do minore melodico chiaramente, abbiamo proprio una perfezione, perché questa scala contiene le stesse identiche alterazioni dell'accordo, per cui è perfetta. Ma cosa succede se noi ad esempio utilizziamo su un accordo di settima una scala minore melodica costruita un semitono sopra, così come puoi trovare in tanti metodi, compresi anche la metodologia per esempio di Filippo Dacò? Cosa succede? Succede che effettuando gli opportuni scambi enarmonici della scala minore melodica scopriremo che abbiamo tante alterazioni e quindi tanti gradi che corrispondono a quelli dell'accordo che noi stiamo andando a suonare. Facciamo un esempio. Seguiamo il manuale e sulla scala di Re bemolle minore melodica vediamo cosa succede se la mettiamo a confronto con l'accordo di Do settimo alterato. Do settimo alterato è un accordo di settima dominante con le quinte alterate. Abbiamo Re bemolle, Mi bemolle, Fa bemolle, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Do. Se noi effettuiamo gli opportuni scambi enarmonici, il Fa bemolle può essere il Mi, terza maggiore di Do settima. Il Sol bemolle o il La bemolle possono essere, o il La bemolle possono essere rispettivamente la quinta diminuita o la quinta aumentata. La bemolle è l'enarmonico di Sol diesis e quindi le quinte alterate dell'accordo di settima alterata. Si bemolle è la sua settima minore e Do è la sua tonica. Come vedi, è una scala potentissima. Re bemolle sarebbe anche la sua nona minore. Se usiamo questa scala minore melodica su un accordo di Do settima diesis 11, quindi con la carta aumentata, possiamo suonare la scala minore melodica costruita sul suo quinto grado, Do, Re, Mi, Fa, Sol, la scala di Sol minore melodica. Parliamo di Lydian dominant, ossia del modo che ti ho parlato prima nell'armonizzazione di questa scala. Abbiamo la nota fondamentale, quindi il Do, la terza maggiore, quarta aumentata, quinta e settima minore. Perfetta. Sul un accordo Do major 7 con la quinta aumentata abbiamo, se usiamo la scala di La minore melodica, e quindi La, Si, Do, quella un tono e mezzo sotto, la nota fondamentale dell'accordo, che così magari ti serve a memorizzare questo tipo di concetto, abbiamo la nota fondamentale che è il Do, il terza maggiore che è Mi, poi abbiamo il Sol diesis che è la quinta aumentata e il Si che è la sua settima maggiore, quindi tutte e quattro i gradi di questo accordo. Arriviamo alla 15.5, dove parliamo di estensione delle armonizzazioni delle scale modali. Come vedi, questo specchietto, questo schema, secondo me è molto 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 chiaro, perché serve per metterti a fuoco e avere istantaneamente sotto occhio e quindi anche sotto mano tutti gli accordi che sono generati. Io spero che questa unit sia stata più chiara possibile, che tu abbia tutti gli strumenti in mano in maniera tale da affrontare sotto qualsiasi punto di vista il tuo studio e che riesca a mettere in pratica tutto quello che ti abbiamo appena detto. Ciao e buon lavoro!